Stasera Joppolo Giancazio si parte con le 3 giornate dedicate alla sagra del melone giallo. Sì, quest'anno siamo alla 18ª edizione, la sagra del melone giallo che si inserisce nel cartellone estivo delle notti del gufo. Vivrà un momento molto, molto intenso di iniziative che da stasera fino a domenica arricchiranno la piazza e offriranno una grande proposta alla gente che vorrà onorarci della loro presenza. Questa sera in particolare avremo una prestigiosa cover band che interpreterà i brani dei Pink Floyd, già premiata, già menzionata abbondantemente in questi ultimi 5 anni per la sua bravura. Quest'anno ci onora di questa presenza. Ci sarà anche la degustazione del melone fresco questa sera, ma domani, che è il momento più importante della sagra, vivremo attività molto più intense. Cominciare dalla degustazione, che parte con il risotto, il couscous, il sorbetto e altre cose che i nostri cuochi stanno preparando. Ma già nel pomeriggio, verso le 5:30, i bambini potranno partecipare a un concorso grafico che è stato sponsorizzato dalla Matt & Daisy Collection, dove faranno un concorso a tema sul melone e sul gufo. Gli sarà regalato una maglietta, ci sarà la premiazione. Avremo anche un saggio di danza della Harmony Dance di Agrigento, scuola di karate di Alessio Rizzo, e poi dalle 9 in poi avremo un grande spettacolo proposto a tutti, tra cui una sfilata di moda, musica, intrattenimento. Questo veramente per intrattenere la gente e rende questo momento di incontro molto, molto bello. È un grande momento che si concluderà domenica con lo spettacolo del cabaret di Petrolini, e questo veramente ci onora, perché nonostante tante difficoltà che abbiamo anche nel nostro comune, riusciamo ancora a proporre questo cartellone estivo che permette sia di accogliere gli emigrati che ogni anno ancora riescono a tornare da noi, sia ai tanti fruitori di Agrigento, Porto Empedocle, paesi viciniori, che ci onorano questa presenza. Tutto questo si inserisce in un grande momento promozionale, che è quello della Via Francigena, per esempio, no? Che ormai vede Joppolo nel cuore di una promozione, di un percorso turistico molto importante. Anticipa quello che sarà anche una fruizione di turismo culturale, scolastico e familiare, aprendo ora a giorni il parco urbano, dove ci sarà la possibilità sia di un'area attrezzata per picnic, sia i giochi di sopravvivenza, la possibilità di fruire alcuni luoghi, la chiesa, il palazzo ducale, alcune cose che sta allestendo il comune, per favorire un turismo molto più strutturato, molto più sistemico, al fine di favorire quello sblocco della microeconomia che sembra poco ma diventa importante per una comunità come la nostra. Vi rinnovo l'invito a essere tutti presenti questa sera, domani e dopodomani, e fino al 20 agosto, dove il cartellone ancora si arricchisce di altri momenti, tra i quali l'11 agosto con Niki Luciani, la grande voce dei Cugini di Campagna, che anche quest'anno, dopo 20 anni, ritorna a lietare la nostra piazza.